Dopo il successo agli US Open, Sinner può prendersi una pausa. Il numero uno del mondo nel ranking ATP è stato sollevato dagli impegni in Coppa Davis dal capitano Filippo Volandri, per permettergli di recuperare le forze dopo i recenti tornei e prepararsi al meglio per il finale di stagione. Anche senza di lui, la squadra italiana è riuscita comunque a qualificarsi per la Final Eight di Malaga, dove tenterà di difendere il titolo conquistato lo scorso anno a novembre. Tuttavia, per Sinner non è un momento semplice. Al New York, ha vinto con grande autorità, rispondendo sul campo alle critiche e alle polemiche delle ultime settimane. Ma il dibattito intorno a lui non si è placato, e nel mondo del tennis sono circolati commenti taglienti riguardo la questione del Close Table. Diversi ex tennisti e giocatori in attività hanno espresso dubbi su come la situazione sia stata gestita. Inoltre, una minaccia continua a pesare su Sinner. Nonostante sia stato assolto dal Tribunale Indipendente dello Sport, c'è ancora la possibilità di un appello. Sebbene non sia previsto un ricorso imminente, l'agenzia antidoping ha richiesto ulteriori documenti per proseguire l'indagine. Vedremo come si evolverà la situazione. Nel frattempo, arriva un nuovo attacco contro Sinner, questa volta da parte di Lindsay Davenport, ex numero 1 del ranking WTA. L'ex tennista statunitense ha criticato duramente le decisioni prese riguardo alla positività di Sinner al Close Table. Come altri, la Davenport ha sottolineato la disparità di trattamento rispetto ad altri giocatori coinvolti in casi simili. In un'intervista rilasciata a Sport Club, ha dichiarato: "Come molte persone, sono rimasta sinceramente scioccata. Solo ora stiamo scoprendo cosa è successo dietro le quinte. Perché gli è stato permesso di giocare tutto l'anno? Non è giusto nei confronti degli altri giocatori, è evidente che non tutti sono trattati allo stesso modo." Davenport ha poi rincarato la dose, affermando: "Rispetto ai giocatori di rango inferiore, sembra che il fattore decisivo siano i soldi per permettersi i migliori avvocati e ottenere tutto ciò che serve." Iscriviti a Gossip Mania e attiva la campanella per non perderti nessun video.